Non si tratta solo di migranti, non si tratta solo di migranti. Ed è vero, non si tratta solo di forestieri, si tratta di tutti gli abitanti delle periferie esistenziali che, assieme ai migranti e ai rifugiati, sono vittime della cultura dello scarto. Il Signore sostiene i forestieri assieme alle vedove e agli orfani del popolo. È dal Libro dei Salmi che Papa Francesco ha avviato la sua omelia nella celebrazione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Le categorie che sono particolarmente vulnerabili, spesso dimenticate e esposte a soprusi. I forestieri, le vedove, gli orfani sono i senza diritti, gli esclusi, gli emarginati, per i quali il Signore ha una particolare sollecitudine. Persone ieri come oggi, verso le quali ha sottolineato il Papa, Dio chiede venga praticata la carità. Ci chiede di restaurare la loro umanità assieme alla nostra, senza escludere nessuno, senza lasciare fuori nessuno. Ma contemporaneamente all'esercizio della carità, il Signore ci chiede di riflettere sulle ingiustizie che generano esclusione, in particolare sui privilegi di pochi che, per essere conservati, vanno a scapito di molti. Questo in un mondo di oggi che Papa Francesco ha definito ogni giorno più elitista e crudele con gli esclusi. I paesi in via di sviluppo continuano ad essere depauperati delle loro migliori risorse naturali e umane a beneficio di pochi mercati privilegiati. Le guerre interessano solo alcune regioni del mondo, ma le armi per farle vengono prodotte e vendute in altre regioni, le quali poi non vogliono farsi carico dei rifugiati prodotti da tali conflitti. Come cristiani, dunque, ha proseguito il Papa? Non possiamo rimanere insensibili, con il cuore anestetizzato di fronte alla miseria di tanti innocenti. Non possiamo non piangere. Non possiamo non reagire. E citando il comandamento divino di amare il prossimo, che Papa Francesco ha concluso il suo intervento. Amare il prossimo significa sentire compassione per la sofferenza dei fratelli e delle sorelle, avvicinarsi, toccare le loro piaghe, condividere le loro storie per manifestare concretamente la tenerezza di Dio nei loro confronti. Significa farsi prossimi di tutti i viandanti malmenati e abbandonati sulle strade del mondo, per lenire le loro ferite e portarli al più vicino luogo di accoglienza, dove si possa provvedere ai loro bisogni.